Una Catanzaro soleggiata stamattina per festeggiare la Repubblica in un anno particolare che ci ha insomma toccati tutti quanti. Un suo commento rispetto a questa festa della Repubblica, diversa sicuramente da tutte le altre ricorrenze? È diversa perché festeggiamo oggi, e questa è la festa della Repubblica, ma anche oggi festeggiamo anche il ritorno praticamente dopo questa pandemia, la possibilità di viaggiare da una regione all'altra, quindi l'apertura di tutte le regioni, quindi credo che sia un fatto importante dopo tanta sofferenza e dopo che questa pandemia ha creato una crisi che è sotto gli occhi di tutti, per la quale siamo fortemente preoccupati, continuiamo ad essere fortemente preoccupati e stiamo chiedendo anche un aiuto da parte di tutti, anche dei nostri concittadini, oltre che delle istituzioni. Dobbiamo fare qualcosa in più rispetto al passato, perché purtroppo le conseguenze continueranno ad esserci per un bel po'. I cittadini di Catanzaro, ma anche forse soprattutto i commercianti di Catanzaro, stanno cercando di ripartire in questa fase 2 di ripresa. Come trova la città? Come sta rispondendo a questa riapertura? Ancora la città non ha risposto a questa riapertura, ha risposto a questo coronavirus in maniera eccellente, rispettando tutte le ordinanze dell'amministrazione. Però per quanto riguarda l'apertura delle attività commerciali ancora non c'è una grande ripresa, nonostante abbiano aperto molti negozianti, la gente non frequenta moltissimo né il Corso Mazzini né i negozi, e quindi voglio anche in questo momento lanciare un appello anche alla cittadinanza di evitare di comprare da internet e cercare di aiutare un po' anche le attività commerciali che sono nel nostro centro storico, perché se vogliamo mantenerlo dobbiamo anche aiutarlo. Nella mattinata di oggi è previsto anche un flash mob organizzato, possiamo dirlo, dalla destra catanzarese. Cosa pensa rispetto a questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa che hanno deciso di fare a livello nazionale, quindi credo che lo faranno in tutte le città senza che ci sia assembramenti, però è un segnale tangibile di protesta nei confronti anche del governo centrale, quindi diciamo il centrodestra che in questo momento vuole attivare questo segnale di protesta.